Si è aperto con un convegno la settimana della sicurezza alimentare, l'importanza che riveste. Riveste un'importanza fondamentale perché attraverso questi eventi bisogna convincere noi cittadini alla base a comportarci in modo adeguato rispetto al cibo. Dico questo perché la prevenzione che mettono in campo gli operatori di settore, dal servizio veterinario all'ASL, alla finanza, ai NAS, alla Guardia Costiera, è importante, ma poi in ultima analisi è importante quello che noi cittadini vogliamo fare della nostra vita in qualche modo. E allora eventi come questi servono a un convincimento, bisogna diffondere quanto sia importante un cibo sano. Per dire questo basta una riflessione: il 35% delle malattie deriva dall'alimentazione, delle malattie tipo Alzheimer, tumore, eccetera. I dati statistici ci dicono questo. Se a questo aggiungiamo una vita poco consona, insomma un ambiente inquinato, con abitudini alimentari sbagliati, quale fumo, alcol, che in qualche modo noi tutti abbiamo, le percentuali aumentano del 55%, il che significa che se abbiamo 3 figli, 2 di questi si ammalano. Allora, di fronte a questa immagine così immediata sulla salute dei nostri figli, forse noi ci convinciamo ad avere comportamenti più sani a tavola. Ma chi ha detto alla prevenzione ci deve informare, ci deve tutelare e deve fare in modo che sulla nostra tavola non arrivano cibi affetti da molti pesticidi. Io dicevo nella relazione sopra che ho il sapore, il ricordo delle mele della mia infanzia che non erano belle ma erano buone. Ricerchiamo la bontà dei sapori di una volta anche a costo di comprare un prodotto meno bello all'apparenza ma più buono nella sostanza, perché soltanto attraverso una ricerca di un prodotto buono in senso totale noi forse riusciremo ad avere una società più sana, non solo in senso fisico ma anche in senso etico. Notoriamente l'alimentazione è alla base dell'esistenza umana e quindi un'alimentazione corretta, un'alimentazione sana sta alla base della nostra salute. Anche per la sicurezza alimentare l'azienda USL di Frosinone, col suo direttore generale e con noi del Dipartimento di Prevenzione, ci ha tenuto a realizzare un evento del genere. Come già ormai con successo facciamo da 11 anni per la sicurezza sul lavoro, quest'anno iniziamo anche con la sicurezza alimentare. Importantissimo questo perché la divulgazione è fondamentale, cioè non possiamo illuderci di fare prevenzione solo con le ispezioni, solo con le sanzioni, che ovviamente sono necessarie, sono importanti, sono previsti dal nostro mandato istituzionale, ma certamente la divulgazione della cultura della prevenzione è un'altra gamba di questa struttura che ci può consentire di ottenere dei grandi risultati. Ringrazio per l'occasione i veterinari, i colleghi del Dipartimento che hanno realizzato questa iniziativa, che è veramente valida e vale la pena essere visitata.